È arrivata anche a Bicelli, alle vecchie segherie Mastro Totaro, una delle tendenze del momento, il Silent Reading Party, un'occasione di condivisione della lettura in spazi comuni, nata in America e che adesso sta spopolando anche in Italia, riscuotendo enorme interesse da parte dei tanti che desiderano immergersi nella lettura, lasciando alle spalle, almeno per qualche ora, ansie, problemi, distrazioni reali e digitali. I Silent Reading Party nascono probabilmente, anche se non è un'origine certa, però in quel di New York, nel senso che qualche mese fa ho letto su una rivista newyorkese di questa iniziativa. Erano alcuni ragazzi che si riunivano per leggere in silenzio in diversi locali della città e quindi ho pensato subito che dovevamo portare questa bellissima idea qui in Italia, in particolare in Puglia. Un Silent Reading Party consiste in un momento di aggregazione che ha a che fare con la lettura. In particolare nel nostro caso ci troviamo per anche mangiare qualcosa, quindi c'è anche un momento di convivialità, poi ci troviamo tutti in silenzio a leggere, ciascuno per proprio conto, insomma la propria lettura preferita, e poi dopo ne parliamo tutti insieme. No, non è la prima volta, io ho già partecipato all'evento che si è tenuto a Bari a Palazzo Verrone e probabilmente il primo evento era spinto dalla curiosità e dalla voglia di sostenere il collettivo, che è fatto di persone ma anche di amici. Questo è nato dal fatto che la prima è stata un'esperienza positiva, per cui ho avuto voglia assolutamente di ripeterla in una location che io non avevo mai visto e che è molto bella. Credo di dover partire dal presupposto che di per sé la lettura è considerato un fenomeno solitario e quindi il primo impatto è quello di condividere una solitudine, se così vogliamo dire, per cui quello che ti rimane è l'accoglienza, di poter condividere un'emozione che è generata dalla lettura con qualcun altro e quindi sentirsi meno soli. Basta portare con sé il proprio libro preferito, una rivista, il romanzo che si sta leggendo, oppure ancora quel tomo che proprio non si riesce ad affrontare in solitudine per mancanza di tempo o di concentrazione. Al termine della sessione di lettura, rigorosamente in silenzio e smartphone free, ci si riunisce e si chiacchiera di ciò che si è letto, scambiandosi domande, riflessioni e ovviamente consigli per gli acquisti. Allora, io credo che l'elemento che spinga le persone a venire qui, a partecipare a questo genere di eventi, è la curiosità. Nel senso che persone che amano la lettura hanno voglia anche di fare qualcosa con la lettura che sia originale, quindi sperimentare appunto dei nuovi modi di stare insieme e dei nuovi modi di farlo attorno alla lettura proprio. Il Silent Reading Party delle vecchie segherie Mastro Totaro, organizzato con il collettivo Bandelle, fondato dall'attivista letteraria Ilenia Kaito, è nato dall'esperienza condivisa dei suoi gruppi di lettura, arrivati anche in città con l'iniziativa Trucioli, si è aggiudicato il primato del più grande party letterario per numero di partecipanti del Sud Italia. L'incontro è andato infatti sold out in pochi giorni, superando anche i numeri del recente appuntamento di Bari, con quasi 200 iscritti effettivi e oltre 100 registrati in lista di attesa. Allora, il collettivo Bandelle è un gruppo di persone che si sono incontrate all'interno dei gruppi di lettura che io conduco. Si sono riconosciute nella passione per la lettura e nella voglia di promuoverla in maniera non convenzionale, quindi semplicemente ci siamo uniti e abbiamo dato vita a questo genere di eventi. Insomma, il Silent Reading Party è una delle cose che facciamo proprio per avvicinare più persone possibili alla lettura. Il Silent Reading Party è un po' un modo diverso di leggere, nel senso, invece di farlo da sole a casa, si condivido un momento che rimane solitario, però poi è bello anche parlarsi sia prima che dopo di quello che si andrà a leggere o di quello che si è letto, e quindi una condivisione silenziosa di un momento che di solito è privato è un'esperienza diversa. Siccome è un evento nato da anni di gruppi di lettura, in realtà le persone sono le più varie ed è molto bello, perché in realtà negli anni abbiamo creato dei rapporti fra persone più diverse possibili, dagli studenti universitari ai pensionati, quindi c'è un po' di tutto, tutte le fasce d'età e le tipologie di lavori, di vite che si intrecciano intorno a un libro, quindi è molto bello.